un sapore diverso ad Arezzo la giornata mondiale per le vittime sui luoghi di lavoro che ricorre il prossimo 14 di ottobre. La manifestazione arettina si svolgerà in prefettura, ma negli occhi e nel cuore di tutta la città c'è ancora la tragedia avvenuta all'archivio di Stato dove hanno perso la vita due dipendenti. Noi abbiamo invitato le vedove a partecipare alla nostra giornata, se comunque si sentiranno di partecipare a questa iniziativa, a noi farà molto piacere, anche solo per far sapere che comunque noi siamo vicino, la nostra associazione è dedicata a questo e di questo si occupa. Secondo i dati INAIL diffusi dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, a partire dal 2015, con la ripresa dell'occupazione, le denunce di infortunio sono cresciute dalle 637.000 unità del 2015 alle 641.000 del 2017. Anche per il 2018 sembra profilarsi un andamento infortunistico in linea con questa tendenza. Il dato preoccupante è che sembra che siano in crescita di poco le denunce di infortunio, soprattutto perché è legato al lavoro nero, è legato al fatto che comunque col lavoro precario molti imprenditori non fanno denunciare come infortunio l'eventuale infortunio del dipendente, pena il non rinnovo del contratto, ma vengono fatti come infortuni domestici, infortuni comunque non lavorativi. E questo è un male, è una cosa che comunque non dovrebbe esistere, però purtroppo sappiamo che queste cose, il sommerso in Italia è reale, non è campato in aria.